Benvenuti nella finestra di Aria Pulita, è tornato come ogni lunedì Franco Mocchi, buongiorno. Buongiorno, Ormai abbiamo buongiorno a imparato tutti. a riconoscere, insomma, Mocchi, l'arrivo del lunedì, si parla di tasse, 7.30, Dimo, tutte queste belle cose che, insomma, Belle. che ci rallegrano davvero Molto. la vita. Allora, siamo addirittura d'arrivo con i 7.30. Mi Quasi. hanno mandato tantissime mail Sì. venerdì perché molti non riuscivano a capire se c'è ancora tempo per fare 7.30 oppure se è scaduto, se c'è qualche proroga. Allora, proprio di questi giorni è arrivata la proroga. È arrivata la proroga perché praticamente quello stop all'IMU che è stato dato per l'IMU prima casa ha praticamente messo in crisi. Ha messo in crisi, come già avevo accennato la volta scorsa, perché si diceva che 100.000 persone avevano già, contribuenti avevano già presentato il modello 730 e c'erano i problemi delle compensazioni per crediti e quindi avevano pagato l'IMU con il credito. Quindi c'è tempo fino a quando, Mocchi, che Fino al siamo 10 pieni di giugno, telefonate per lei, fino eh? al 10 Quindi giugno. partiamo subito a sentire gli amici che ci seguono da casa. Buongiorno. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno, sono Vito da Milano. Buongiorno, Vito. Senta, io ho un appartamento che ho dovuto dividere per far venire mia figlia ad abitare, che non trovava e non poteva sopportare l'affitto che c'era in giro. E era un appartamento di 100 metri quadrati, l'ho diviso in 50 metri l'una, uno per me, uno per lei. Come seconda casa mi ritrovo che pago 1.000 euro di IMU. Già l'anno scorso l'ho pagato, più 1.500 euro di spese di affitto, di spese annuale, non prendo affitto da mia figlia e pago l'affitto allo Stato. Io mi chiedo come fare per fare una cosa, non lo so, se mi sembra giusto per 50 metri quadrati pagare 1.000 euro di Pensa. Divisa in comproprietà, Beh, di quindi? fatto. No, è in comproprietà? No, 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 è è tutta proprietà mia, sua, è proprietà, è sì. tutta mia, perché ho diviso l'appartamento di Sì, ha 100 metri fatto. in due da Ah, 50. Difatti, lei ha fatto la cosa che è stata criticata tantissimo da tutti perché Salutiamo Vito intanto, la sua buongiorno. situazione è molto, è simile a tantissime altre situazioni e l'unica magra consolazione è quella che sulla parte di casa che occupa sua figlia, siccome risulta sfitta, appunto come lei stessa ha detto, non pagherà più né l'IRPEF né le addizionali, però si trova a pagare l'IMU. Per quanto riguarda gli importi della sua IMU, qui bisogna fare dei calcoli, perché mi sembra, per 50 metri quadrati, mi sembra un importo abbastanza elevato. Penso che dipenderà dai valori catastali, perché come anche già detto, l'IMU non si calcola sul valore della casa, sul valore che c'è sul lato, su questi valori effettivi, ma sul valore catastale rivalutato e quindi può darsi che abbia un valore catastale elevato data la zona in cui si trova e quindi avrà questo problema di pagamento di un'IMU elevata. Ma non c'è niente da fare, bisognava che lei ospitasse sua figlia a casa sua senza dividere la casa. In quel caso valeva come prima casa. Ecco Mocchi, parlando di IMU, ricordiamo appunto la sospensiva del Sì, governo, perché si tratta di sospensione, cioè noi il esatto. 17 di giugno non paghiamo la rata dell'IMU sulla prima casa. Esatto. Abbiamo una sospensione, addirittura abbiamo una situazione, si è creata una situazione abbastanza anomala, perché al di là di questa sospensione che ci potrebbe portare al 17 di settembre, a dover pagare l'IMU se entro il 31 agosto non viene approvata la legge come così è stato detto, naturalmente tutti speriamo che venga approvata, ma adesso ci troviamo anche un problema nel fare i calcoli degli acconti IMU. Perché? Perché ci sono state, alcuni comuni hanno già deliberato le aliquote IMU per il 2013. E quindi se queste sono già state pubblicate entro il 16 maggio, in teoria noi dovremmo utilizzare queste per fare il calcolo dell'IMU. Però cosa è successo? La Camera ha introdotto un decreto. Ha introdotto un decreto che ha generalizzato il calcolo dell'IMU al 50%, cioè io la prima rata
del 2013 per gli immobili che non sono prima casa, dovrei pagarla calcolando il 50% di quanto ho pagato l'anno scorso. Però se io rispetto alla legge alla lettera non posso farlo adesso, perché questa legge di cui si parla, di cui si dice che può essere già applicata, non è ancora stata approvata, deve essere approvata dal Senato e si dice che sarà approvata entro il giorno 7 giugno. Quindi noi questa legge dal 7 giugno in avanti potremmo applicarla. L'Agenzia delle Entrate, il Ministero delle Finanze, è intervenuto dicendo: guardate che se sarà approvata potete applicarla anche adesso. Perché? Perché esiste esiste lo statuto del contribuente che dice che ad un certo punto che se una violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza, le sanzioni sono bloccate. Quindi anche applicando loro in mancanza di legge si può, non si pagherebbero le sanzioni. Questa, quindi, praticamente noi adesso abbiamo una situazione così. Pagheremo gli acconti, noi i calcoli li facciamo sul 50%, perché la comodità è quella. Nulla vieta che se il contribuente vuole pagare con l'aliquota deliberata già dal comune, può farlo tranquillamente. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Giorgio da Milano. Ciao Giorgio. Senta, io vorrei fare una domanda al dottor Mocchi ed è questa. Io ho un appartamento sopra e un appartamento sotto intestato, quello sotto a mia moglie e quello sopra a me. Perciò sono due prime case, ma l'ultima volta ho dovuto pagare come seconda casa il mio. Adesso con la sospensione dell'IMU prima casa, la casa è a Milano, cosa sì. Si fa? Allora, prima di tutto, nel suo caso, che è proprio un caso tipico, perché essendo nello stesso comune, marito e moglie, è giusto, lei ha detto prima casa, però ai fini dell'IMU non dobbiamo parlare di prima casa, ma dobbiamo parlare di abitazione principale e anche di residenza. Lei mi potrebbe dire, io ho tutte e due le caratteristiche. Esatto. Però cosa ha detto la legge dell'IMU? Ha detto che se le abitazioni sono nello stesso comune, solo una può essere considerata prima casa. Quindi tutti avrà, anche lei penso, avrà scelto di considerare prima casa quella che aveva una rendita catastale più elevata. No, è uguale. È uguale. Allora, essendo uguale, quindi una vale l'altra, vale lo stesso discorso. Lei adesso non pagherà nulla per una delle due e pagherà l'acconto per l'altra. Purtroppo non ci sono soluzioni. Io ringrazio come sempre Franco Mocchi per essere con noi, lo ritroviamo lunedì, quindi preparate le vostre domande, mandatecele anche durante la settimana, così io poi, come faccio poi ogni lunedì, gliele riporto in modo che possa rispondervi sempre, anche perché poi ci sentiamo anche nel corso della settimana via telefono con i suoi collegamenti per qualsiasi vostra necessità. Ci vediamo con la ripulita alle ore 12, fate un buon inizio di settimana a tutti. Qualche buona notizia? Buongiorno. Intanto, però Mocchi, la settimana prossima mi trovo una buona notizia sulle tasse. Cerchiamo.